Prigionieri in città, strade chiuse, passaggi a livello guasti, sottopassi allagati. L'ennesimo nubifragio con pioggia torrenziale concentrati in pochi minuti ha creato una lunga serie di disagi. Poco prima delle 15.30, per circa 20 minuti, è scesa una notevole quantità d'acqua che canali e tombini non sono riusciti a contenere. Allagate strade e sottopassi con circolazione molto difficoltosa, come mostrano le nostre immagini. Chiusa la tangenziale a causa dell'allagamento del sottopasso ferroviario. Un'auto è rimasta imprigionata nell'acqua alta. Così l'automobilista, rimasto intrappolato, ci racconta la disavventura. Ha avuto paura? Ma sì, certo. Quindi poi adesso l'auto si è rovinata, non funziona più? Non funziona più. Ma lei non si era reso conto che l'acqua era così alta? Perché la strada non era chiusa anche. Certo. Quindi lei ha pensato di riuscire a passare, invece la macchina si è spenta poi. Sì, sì, proprio lì in mezzo. E viene chiama in causa il comune poi per i danni? Ma per forza. Mi serve il verbale, perché ho già chiamato anche il legale. Grande impegno della polizia locale, che spesso ha dovuto contenere le intemperanze degli automobilisti. Il vicecomandante della polizia locale, Roberto Ferrari. Non è una pioggia ordinaria, queste sono bombe d'acqua. E le pompe più di tanto non riescono ad assorbire. Ma le pompe vanno? Sì, sì. Stanno andando? Non ha modo di vederlo, ma un attimo fa. Quindi è proprio una questione di quantità d'acqua? Quantità d'acqua imprevedibile. Fino a qualche anno fa impensabile, evidentemente, quando hanno calcolato. Quindi si dovrebbero potenziare le pompe? Potenziare le pompe, la manutenzione delle caditoie, cose che immagino che facciano. Perché i disagi sono tanti? I disagi sono tanti, sì. Per fortuna una sola auto è rimasta incastrata e per il resto, come vede, i vigili si danno da fare per cercare di liberare la tangenziale. Il sottopasso ferroviario della tangenziale è stato riaperto dopo circa due ore alle 17.40. Chiuso il passaggio a livello di via Ghinaglia, forse per un guasto, il traffico si è riversato nella zona, trovando chiuso anche il sottopasso di via Bergamo a causa dei tombini intasati. Risultato, traffico in tilt. Sempre nella zona di via Bergamo, un tamponamento a catena ha coinvolto tre auto. Sul posto la polizia stradale. Mobilitati i vigili del fuoco, la centrale operativa della caserma cremonese ha ricevuto decine di chiamate. Problemi si sono registrati anche al Boschetto, dove l'acqua è arrivata nel magazzino della locale panetteria. Quando ci sono questi temporali, sempre qui, siccome che c'è un punto dove tutto si abbassa e l'acqua viene tutta qui, mi entra in casa a volte, perché quando passano le macchine che è a filo, si muove e entra. È riuscito a evitare questa volta? Io sono riuscito ad evitare perché sono arrivato a casa. Ma qui? Qui, da dove entra l'acqua qui, perché qui è arrivata quella stessa qui, e dentro del fornaio c'è l'acqua dentro il magazzino, che andate a vedere di là, c'è tutta la roba. Andiamo a vedere. E c'era pane fino là in fondo.